Yo! Ciao a tutti popolo YouTube, bentornati in questo nuovo video, siete su Gian Gian TV, io sono Gia Gia, welcome guys! Oggi, come ho detto, in questi giorni torno con reaction del mondo di Sanremo. Ne ho portato già una, quella ad Achille Lauro col pezzo Domenica, e vi lascio il link in descrizione per andare, se volete, a vedervelo, no? A vedere insomma quello che dico. E oggi vi porto la reaction al pezzo di Mahmood e Blanco, Brividi. Io avevo detto, ragazzuoli, che vinceva Achille Lauro, secondo me. E non penso andrà così. Forse si può piazzare un po' più alto rispetto a dov'è. Si è piazzato alto, però, Non è... È a metà classifica, possiamo definire, fino a oggi. Fino a ieri, scusate. Al momento, come ben sapete, al primo posto ci sono Mahmood e Blanco, e credo che non avremo sorprese, a meno che non ci siano degli scavallamenti da parte di Elisa, che è al secondo posto se non sbaglio. E oggi andiamo a reagire a questo pezzo che avevo già sentito nella prima serata, però sapete com'è, a primo impatto si capisce e non si capisce. Si azzecca il sound un po', si sente il sound, si sente un pochettino la vocalità, però le parole non le ho colte. Quindi voglio andare a gustarmi anche il videoclip e a gustarmi il pezzo per bene. Prima di tutto ciò, io vi chiedo un'iscrizione, un like, attivate la campanella per essere sempre aggiornati col canale. E davvero grazie a chi sta facendo questo, perché per me è davvero importante tutto ciò per crescere e per portarvi maggiori contenuti, per avere sempre più voglia di fare, anche se quella non mi manca e non mi mancava neanche quando avevo 3 visualizzazioni, 10 visualizzazioni. Ora che le visualizzazioni più o meno stanno salendo e mi state conoscendo, questo è un incentivo in più per portarvi più roba. E se condividete il video con le vostre amiche e i vostri amici, mi fate davvero un grande piacere. Let's go, let's go, let's go. Andiamo a sentire la canzone per bene. E andiamo! Let's go! Già il video si presenta bene, allora. Mi piace questi paesaggi. E io, raga, già stacco perché ho sognato di volare con te in una bici di diamanti. Frase bellissima, ma let's go! Mamma mia, che voce che ha Mahmood, che voce! E questo è il ritornello, guarda. E ti vorrei amare. Aspettiamo fino a qui. Allora, fino a qui, raga, allora, che dire, il video è fantastico con questi cambi di scena, questo skyline, questa fotografia, paesaggi, anche se sono un po' cubi, ma a me piace molto il cubo e ci sta per quello che vuole dire la canzone. Fino ad ora, beh, Mahmood per la sua voce si conferma sempre uno dei top. È un pezzo sicuramente, anzi, se sentimentale, si nota già da quello che dicono fino ad ora. Ritornello che prende, e capisco il motivo per cui sono primi, perché penso che sia una delle canzoni che ha preso di più a livello di ritornello, di voce, vocalità. E ci sta che siano primi perché è proprio fatta apposta per strizzare l'occhio alla vincita. Quindi se non arrivano primi, secondo me, fra i primi 3 si piazzano proprio occhi chiusi, penso. Andiamo avanti però. Oh, Blanco! Oh, che frase. Tu che sporchi il letto di vino. Oh! Tu sei come un pugile all'angolo, raga. Poesia. A me piace molto, anche perché sono legato al fatto del pugilato, quindi quando mi nominate il pugilato, che è uno dei miei sport preferiti insieme al calcio e ad altri, avete vinto. Comunque. E il ritornello mi conquista. Oh! Una piccola parte di rap che me l'aspettavo da Blanco. Brividi. Bene, andiamo alle mie tipiche conclusioni. Allora, non vado a leggere il testo perché sto giro ho afferrato quasi tutto, tranne
ovviamente qualche parola, ma può capitare, ma non sento l'esigenza di andarmi a leggere il testo perché ho tutto bene, il quadro ben fatto. Una volta partiamo dal videoclip. Il videoclip ovviamente ci sono loro due, classico videoclip da featuring normale. Non lo definisco un video street perché c'è stata comunque una storia, o meglio, potrebbe essere un mix tra video street e il video, diciamo, con la storia dietro, loro in bicicletta, loro in questa parte di città, in questo paesaggio. Quindi si è giocato molto sulla fotografia e questo mi piace. Quando vedo paesaggi, io impazzisco perché amo lo skyline, amo i paesaggi, comunque da grafico e comunque essendo piccolo fotografo, amo i paesaggi e diciamo anche i luoghi. I paesaggi intendo non solo montagna, mare, ma anche le urban, la città, questo paesaggio che cambia, scuro, un po' più chiaro, cambia diciamo la tonalità, ed è quello che secondo me fanno questo per il discorso di brividi, no? Di quello che dice questa canzone, che recita la canzone nel ritornello. Parlando del testo, raga, è un testo da sentimentale, tipico di Mahmood, tipico di Blanco. Abbiamo già visto Blanco in altri pezzi sentimentali. Le due voci secondo me sono armoniose l'una con l'altra, è un feeling che ci sta davvero tanto, ed è secondo me per questo che diciamo nel complesso questa canzone piace e sta, penso, se non vanno sotto nelle ultime puntate di Sanremo, ovvero penso che ci sta oggi, oggi, se non vanno sotto nell'ultima puntata, cioè penso che vincano Sanremo, penso, potrebbe darci, non lo so, Elisa, potrebbe pure vincere Elisa, perché tante volte è capitato che se la giocano fino all'ultimo tra primo, secondo e terzo posto, potrebbe vincere Gianni Morandi. Comunque, tornando al pezzo, che dire, niente, una buona vocalità. A me personalmente Mahmood piace, come con i suoi ritornelli, piace la sua voce. Non mi piace lui a livello di cantante, perché comunque lui è molto sentimentale spesso e volentieri. Io sono molto più sul nudo e crudo, sapete come la penso ormai, almeno chi mi segue lo sa. E niente, ragazzuoli, che devo dirvi, è un pezzo che si lascia ascoltare, sentimentale. Alcune frasi mi hanno colpito, tipo quella del pugile all'angolo, altre frasi che ho detto prima mi hanno colpito. Niente, per il resto il testo è sentimentale, è un pezzo sicuramente costruito per Sanremo e sicuramente per la vittoria. È proprio quel pezzo che ti rimane, che tutti l'anticchia, è un bel pezzo, a livello di costruzione merita il posto che ha, perché è bella vocalità, fluidi tutte e due, bel flow, non disturba per niente, è un bel testo, è un bel pezzo, tutto costruito bene per le radio e per strizzare l'occhio alla vincita di Sanremo, nient'altro. Ragazzuoli, sono arrivato anche oggi alla fine del video. Se il video vi è piaciuto, vi rinvito a lasciare un like e ad iscrivervi, supportando così il canale. Da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo alla prossima.